Per il giovedì grasso la piazza 20 settembre di Fano diventerà terra di conquista da parte di bambini e famiglie. Per loro sono pronti 4 aree adibite ad altrettanti laboratori, dove potranno sbizzarrirsi con colori e pennelli, costruire animali di cartone in scala reale, creare, costruire e colorare maschere di carnevale, sempre in cartone, e anche 2 sagome alte 2 metri e colorarle, che rappresentano il vulone e la vulona, che per quest'anno, altra rivoluzione, saranno il pupo del rogo, che chiude la manifestazione carnascialesca, interrompendo così un'altra tradizione consolidata che vedeva immolarsi sulle fascine in piazza un pupo di un carro del carnevale, che rappresentava così per l'appunto la fine del carnevale stesso. Questa ci è sembrata una cosa molto carina e anche idealmente per i bambini importante, un segno importante insomma per il loro carnevale, che deve tornare a entrare nel loro cuore insomma. E quindi vi aspettiamo giovedì dalle 15:30 in poi, mi raccomando bambini, non mancate. Un'usanza consolidata che si è salvata dalle innovazioni di questo anno è il passaggio delle consegne e delle chiavi della città per una settimana dal sindaco eletto dai cittadini a quello del carnevale. Quest'anno, anche per onorare l'apporto di travolgente teatralità e sapienza popolare che il fratello Filippo ha sempre dato al carnevale fanese, sindaco del carnevale per una settimana sarà la sorella Luciana Tranquilli, che però potrà contare su di una giunta composta da assessori molto speciali. Ho scelto i migliori, però come volevo precisare, ci sono più uomini che donne, benché quest'anno il carnevale sia dedicato alle donne, ma l'ho fatto appositamente perché così abbiamo, io e Anna ci sentiamo protette, insomma per 5 giorni essere al nostro servizio. Invitiamo tutti al consiglio comunale di lunedì 4 marzo nella sala consigliare comunale alle ore 18, e lì ascolteremo, proporremo, risponderemo e poi vedremo insomma. Appuntamento quindi per liberi pensatori del carnevale, fedeli conservatori delle tradizioni più strette e storiche, o semplici cittadini o amanti della manifestazione, nella sala del consiglio del comune di Fano, dove la vera amministrazione delibera sempre a favore della manifestazione. Carnevale comunque sta crescendo sempre più, ed è sempre importante per la nostra città, per attrarre turisti e per dare anche all'estero risonanza della nostra città.